Ciao a tutti ragazzi, oggi con questo video tutorial vi vorrei insegnare come creare un effetto testo con il Photoshop di color oro, secondo me molto realistico e anche molto elegante. Dunque, cominciamo subito col creare il nostro documento. Andiamo su File, New. Nella finestra che si apre andremo a dare quello che sono le nostre misure. Io per comodità e per farvelo vedere bene, farò un documento 800x600 in modo che la scritta si possa vedere molto evidenziata. La risoluzione va benissimo anche a 72 pixel. Come sfondo io ho messo un bianco, voi potete metterlo di qualunque colore vi occorra a voi. Creiamo il nostro documento, andiamo a creare la nostra casellina di testo cliccando su T, andiamo a scegliere il nostro font. Io, per mio piacere, perché è un font molto spesso, userò l'Engravers. Farò una scritta di 200 punti per farvela vedere bene. Voi potete farla di qualsiasi dimensione e con qualsiasi altro font vi piaccia. Chiaramente l'Engravers, come ripeto, essendo un font molto spesso, ha una resa differente di altri font. Comunque, io andrò a scrivere la mia parola, che in questo caso sarà oro, per voi potrà essere qualunque altra parola, e andrò a cominciare col dare l'effetto per creare il nostro oro. Andrò sulla destra dove ci sono i livelli, sul livello oro, cioè sul livello testo, scusate, selezionato, col tasto destro del mouse andrò a cliccare e si aprirà una finestra dove ci sono svariate opzioni. Io andrò a cliccare su Blending Option o quello che sono opzioni di fusione per chi ha il Photoshop in italiano e si aprirà questa finestra che sarà quella che vi permetterà di creare tramite variazioni di opacità e via dicendo, di tecniche, il nostro effetto. Dunque, la prima cosa da fare è andare a creare quello che è la nostra ombra esterna. Cliccando su Drop Shadow e selezionandola, andiamo a modificare alcuni dei parametri che ci sono su questa schermata. La prima cosa che bisogna andare a modificare sarà sicuramente l'opacità, perché così è troppo alta. Quindi la porteremo un po' più bassa e la faremo così, a 49%. La distanza è troppa, quindi la abbasseremo leggermente, la porteremo a 2. Lo spread invece lo porteremo a 10 e la dimensione la porteremo così, a 2. A 2. Il resto lo lasciate tutto così come lo vedete. E andremo a spostarci su quello che è il Bevel Emboss, che sono i nostri smussi, il nostro grassetto, chiamiamolo così volgarmente. Qui andremo a modificare quello che sono le tecniche. Lo stile lo lasceremo così, lo smussi interno. La tecnica invece la porteremo a un chisel hard, che è lo scalpello più potente, più forte. Aumenteremo un pochino qua. Il depth lo porteremo a 120. La distanza invece la voglio bella alta, la voglio più o meno così a 60 all'incirca. Poi andremo a modificare il gloss contour che, aprendo questa finestra, voi probabilmente non troverete perché è questo qui, che potete però tranquillamente scaricare dal link che c'è in descrizione, perché ci saranno sia questo che vi servirà dopo, per poterlo selezionare. Quindi non vi preoccupate, ve li lascio appunto in descrizione. Per chi non è capace, che magari sta imparando adesso a caricare queste cose, vi faccio vedere brevemente come si fa. Andate a cliccare su questa freccettina qua, dopo che avete scaricato dal link l'archivio RAR che c'è con i due contorni. Non fate altro che fare Load Contour, vi si aprirà questa finestra, estraendo dall'archivio i file. Non fate altro che
fare copia e incolla o spostarli direttamente. Ci cliccate sopra, fate load ed ecco qui che ve li trovate caricati. A questo punto andiamo avanti. Dicevo, carichiamo il nostro contorno, lasciamo tutto così come vedete qua e andiamo a caricare l'altro contorno che non sarà questo, ma come vi ho detto sarà questo che è l'altro che c'è in descrizione. Andremo a modificare l'anti-aliased. E il range dovrà essere molto più alto perché dovrà essere verso l'esterno, non verso l'interno, per avere questo effetto che vedete qua. Andando avanti, andremo a modificare il satin perché sarà quello che darà la lucentezza alla nostra scritta. Da multiplo modificheremo e metteremo color burn. Porteremo la nostra distanza più bassa perché così è troppo alta e la porteremo a 3. Aumenteremo giusto di un punto per un punto, ho detto non 100 punti, un punto la nostra dimensione e andremo a modificare l'ennesimo contorno. Andiamo a cliccare sul primo, che è quello più semplice da modificare, e ci cliccheremo sopra. Si aprirà questa finestrella. Da questa finestrella non dovete fare altro che fare quello esattamente che faccio io, prendere con la nostra crocetta e spostare in su in questo modo la linea e abbassare leggermente così questa, in modo da trovarci questi due dati. Cliccando ok, vedrete che il contorno sarà questo. A questo punto dovremo dare il colore a quello che è il nostro la nostra scritta oro. Ovviamente, come vi ho detto precedentemente, la scritta sarà color oro, quindi non si potrà dare un colore pieno, ma bisognerà dare un gradiente in modo da dare l'effetto finale. Ci andremo a cliccare su Gradient Overlay, spuntando, mi raccomando, sempre col flaghettino qua il quadratino. Clicchiamo su gradiente, lasciando tutto così com'è, clicchiamo solo su gradiente e andiamo a modificare quello che sono i colori. Sullo stop di sinistra clicchiamo sul colore e andiamo a modificare quello che è il colore iniziale, che sarà questo colore che vi metto nella palette. Questo che vedete, date l'ok. Andate a cliccare sullo stop di destra e metterete lo stesso identico colore che vi ho detto prima, così. Poi andrete ad aggiungere uno stop centrale che sia perfettamente al centro. Vedete che qua è al 50%, quindi deve essere perfettamente al centro e cambieremo l'opacità del colore, cioè scusate, cambiamo la sfumatura di colore che non sarà più questa, ma sarà questa che è leggermente più chiara, come potete vedere, che sarà quella che darà il nostro effetto. Cliccate su ok. Se volete potete anche salvare questo gradiente in modo e maniera da mettete oro, così fate save in modo e maniera che ve lo potete caricare in un secondo tempo e lasciarlo qua, in modo che se dovete fare altre scritte non dovete stare a rifare tutto da capo e date l'ok. Una volta fatto questo, date l'ok anche sulle nostre opzioni di fusione ed ecco qua che abbiamo la nostra bellissima scritta, che secondo me è quella che rende di più a livello oro. Spero di essere stata chiara, che mi abbiate capito. Se avete delle domande potete benissimo scriverle in descrizione, sotto la descrizione vi rispondo. Se avete necessità di qualche tutorial particolare potete chiedermelo appena possibile, ve lo pubblico, non c'è problema. E per il momento vi saluto, quindi un saluto da bimba e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!